poco sbizzarriti con la fantasia, ma per fare questo ci siamo abbinati a una squadra che ormai ha 10 anni e un altro, diciamo la storia del Cardinal Historia, un'altra squadra che ha costruito e sta tenendo vivo l'interesse per questa specialità, aprendo a tanti piloti giovani. Stiamo parlando della Team Nutria, volutamente abbinata all'animaletto che è imperversa nell'oltrepo, ma anche da tutte e due le parti, e avevate anche il presidente che faceva il verso alla professione, lo salutiamo Marini, e Alberto Tognoni, la Nutria, dicevamo, 10 anni di attività, 10 anni fa si seguiva la gara, il capitano e i suoi assistenti avevano una struttura del genere, un trabattello dal quale si davano anche le segnalazioni e quant'altro. Mi sembra che lo spirito, Alberto, non è cambiato in questa verità, si è elevato il livello agonistico e anche quello tecnico, certo. Diciamo che 10 anni fa siamo partiti con 32-35 squadre lo stesso, io mi ricordo il 2006, con i Birel ancora, e c'erano 5 squadre, 6 squadre che erano competitive, il resto era solo uno sport ancora molto, diciamo, inesperto. E diciamo che adesso siamo nel 2017, abbiamo 35 squadre, di cui una bella ventina competitivi, quindi il grado di professionalità si è alzato un sacco, e di difficoltà soprattutto. È stato difficile anche già dalle prime ore di gara, e soprattutto col bagnato, e ci sono veramente tante squadre competitive, veramente tante, quindi siamo contenti per questo. Siamo competitivi, quindi sai, sinceramente sono contento di tutti, perché siamo diventati veramente bravi in gamba, e ripeto, tanta gente sta cercando di entrare dentro questo mondo e diventa molto competitiva. Esatto, la volta c'è anche qualcuno che non all'ordine della 24 ore, adesso non se ne parla assolutamente, e soprattutto chi era nella portata una volta forse adesso sarebbe in fondo alla classifica. Questo si deve grazie anche alla sua D World Series, certo, che ha messo in piedi la classifica mondiale. Se andate a guardare il sito vedete Gentleman e Pro Amatorial, però non parlo di nessuno, solo di vestire qua, sono semplicemente piloti e squadre che ormai da tante stagioni sono ad alto livello di risultati, e quindi vengono distinti da chi magari entra. Ma tra l'altro benissimo, abbiamo un equipaggio francese che è Gentleman ed è comunque di 15, questo vuol dire che nulla è precluso. Voi state andando abbastanza bene fino adesso? Noi fino adesso andiamo abbastanza bene e speriamo che continui così. Siamo scaramantici, quindi non vogliamo andare oltre, quindi speriamo bene che la gara finisca per il meglio. Benissimo, allora noi dal trabattello che era del vostro capitano, che è rimasto, Carlo Carniello, salutiamo lui e tutta la Nutria. Ciao! Ciao!